Benvenuti da Kiba Stop, amici, eccoci qua anche questa settimana, prontissimi. Un saluto da E da Matteo. Alex la facciamo, Esatto, cambiamo. che cambiamo che è in regia qui. E allora, questa settimana direi bella nutriente, anche qua, anche questa volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ben 8 pacchi, quindi l'unboxing si preannuncia molto goloso. Sono tutti pesanti, eh? Sono tutti anche abbastanza pesanti, quindi detto questo, i consueti saluti, perché questa volta abbiamo da salutare Angelo Catanzaro. Ciao Angelo, e da elogiare per aver tutti Ma mi hanno azzeccato. preso tutti la citazione, L'hanno Matteo. beccata tutti, quella di Scarface, quindi complimenti a Succo Denzo, bellissimo nome tra l'altro, Tonno Volo che vanno in combo questi, Crescenzo Mariano, Savi AS che hanno beccato la citazione di Scarface e elogio proprio a Davide Sernale perché ha beccato sia quella di Scarface che quella di Fantozzi va in pensione Le con le casalingue, le casalingue. Molto casalingue. bene. Allora, abbiamo salutato tutti, direi senza indugio, visto che l'unboxing è bello goloso, sigla e partiamo con lo spacchettamento. E siamo già qui prontissimi per addentrarci in questo Prima unboxing il piccolo, di prima il piccolo. pre-natalizio, diciamo così. Allora, poi faremo anche l'unboxing natalizio. Tutto a Allora, tema. tutto a tema, esatto. Allora, apriamo il primo pacco piccolino, leggero, per la felicità di grandi e piccini. Che pacchettino piccolo, si sa Pacchettino che. piccolo, si sa che c'è la roba buona, come diceva anche questa è una citazione, nel pacco piccolo c'è la roba buona. Ma non mi Mi dire che ce n'è lasciamo. solo uno. No, no, non dirmelo, eh. Ebbene sì, ma perché era importante? Un pacco per una pop? Vabbè. Va bene. Era importante? Vabbè, sempre burloni i nostri amici della Star Shop, ma che pop, ragazzi, questa qui è una pop che attendevamo da Anni. mesi, ma cosa diciamo da mesi? Da anni, sì, perché probabilmente. Forse, vabbè, forse, un annettino, mi sa Eh fa. sì, Più eh sì. o meno, l'abbiamo preordinata, quindi. Anche perché è andata subito esaurita, tra l'altro l'hanno impacchettata. Perché Sì, avevano ragazzi, paura. qui oltrepassiamo Si fa la storia i qua, limiti eh. delle pop, esatto, qua stiamo segnando la storia. Perché oltre all'orso della Coca-Cola Esatto, che ho visto che oggi. abbiamo visto oggi, ragazzi, abbiamo qui Niente, niente popò. po' di meno. Io mi tocco anche un po' le No, balle, no. no, non per altro, perché abbiamo la fantastica Funko Pop di Jessica Fletcher. Tiè, scusate, ma è leggermente di malaugurio, però. Perché? Ma No, va, ragazzi, ma non è perché quando vero. arriva lei crepano sempre tutti in quel paesino fantastico di Cabot Cove. Comunque, eccola qui con torcia e borsetta. Vai, vai, Che vai, vai in primo piano. esatto, la facciamo vedere. Eccolo che è ripartito col tocco. E che tu? Ah sì, qui c'è da fare. Allora, eccola qui, Jessica Fletcher Pop, fantastica, ragazzi, non può mancare in ogni collezione. E come possiamo vedere dietro, c'è solo lei nella collezione, perché gli altri sono tutti morti. E quindi Esatto. c'è soltanto lei nella collezione Pop 370. Però è numerata. Eh sì, esatto. Quindi è appunto una prova che c'erano anche gli altri, ma questo è pesantissimo. Sono tutti Poi pesanti. allora partiamo da questo, vai. Cioè, chi un po' di meno, chi un po' di più, ma sono tutti pesanti. E allora sbizzarriamoci, vai. Allora, intanto ringraziamo tutti i nostri amici che si sono prontamente iscritti su Telegram e ogni giorno appunto su questo canale si chiacchiera un po'. Bene, quindi continuate a iscrivervi al nostro canale Telegram. Io intanto mi levo la mascherina perché come avete visto c'è stato anche un taglio, è entrato un cliente e andiamo avanti con questo Bene, io pacco. lo sapevo che c'era della roba da spacchettare all'interno. Eccolo qua. Ci In realtà non so cosa sia, però. sono. Qui sono Ah, solo sono cartoni. solo. No, beh, c'è anche una roba, una chicca incredibile. Ragazzi, attenzione. Attenzione, rimanete con noi. Preparate i telefoni. Beh, in realtà no, c'è una lista d'attesa esagerata, però se tutti gli altri rinunciano Ah, è potrebbe essere vero. vostro.
quello che c'è dopo, non è questo. Voi nel dubbio, se lo volete, scriveteci. Esatto. Ma non è questo qui che stiamo aprendo, è una cosa che arriverà è dopo. È una roba che arriva dopo e ne arriva una copia per volta ogni tanto quando va bene. Come quindi, diciamo sempre, quindi... Quindi mi raccomando. Qui invece che cosa ci sarà? Qui ci sono dei topolini. Topolino. Pick up di Ur Evron, eccolo qua. Madonna la copertina. Molto bello, guardate, sembra una roba proprio marvelliana. Tanta roba. 9,90€, andiamo a vederlo assieme. Storie mai viste prima, tra l'altro c'è scritto. Vai. Eccolo qui, ovviamente non ci sta nell'inquadratura, però ve lo facciamo vedere così. In realtà sono poche pagine, però in edizione prestigiosa e cartonata. Ovviamente nuove avventure di PK, che lo ricordiamo è un po' il Batman, esatto, il supereroe, il Batman di Topolino. Di Topolino, esatto. Poi c'è anche Super Pippo, che invece è più tipo Superman. Ok, eccolo qui, lo abbiamo visto, molto molto interessante. Poi abbiamo Lux Astra, eccolo. Questo qui è un restock. Sì, sono due restock per il nostro amico Dario. Per il nostro amico Dario, Gargiulo. Esatto. Gargiulo, ti salutiamo. Eccolo qua, 15 euro l'uno. Queste copie di Lux Astra. Sono entrambi i volumi, li mettiamo qui a fianco. Poi teniamo il Fil Rouge per ultimo. Ah, lo teniamo dopo? Sì, lo teniamo dopo. Ok. Per la fine scatolone abbiamo un altro pacchettone qua di roba veri, veri heavy, bella pesante. Sì, cartonati, brossurati. E chi più ne ha più ne mette. Un mix. Un mixone. Allora. Un gran mix. Apra, apra. Allora, eccoci qua. Estraiamo tutto. Cosa ho visto lì? Allora. Già questa è una chicca, eh? Questa è già una chicca. Abbiamo, allora, 47 Ronin, eccolo qui, da Renoir. 19,90€. La storia, penso a fumetti, perché magari è un libro, no? È fumetti. Della leggenda dei 47 Ronin. Molto, molto interessante. Eccola qui. In versione cartonata, guardate che bella la copertina. Ecco qua. Il prezzo ve l'abbiamo detto, 19,90. Vabbè, possiamo leggere qualcosina. Conoscere questa storia vuol dire conoscere il Giappone. Praticamente questa è una leggenda giapponese. Un po' c'è del vero, un po' c'è del falso, chiaramente. Non basatevi sul film con Keanu Reeves, che no, non esatto, c'entra una mazza. Io mi ricordo che sono andato a vederlo al cinema in Giappone e i giapponesi sono anche un po' incazzati. Vabbè, comunque. Vabbè, qui dice, rendono reale il racconto di una vendetta sotto la sapienza. Sì, beh, non dice niente della trama. Io sono curioso, sai che cosa? Di vedere i disegni. Esatto. Fondamentalmente è la storia di questi Ronin che sono rimasti fedeli al loro signore, che è stato, diciamo, incastrato ed ucciso ingiustamente, e dopo anni e anni in cui fanno finta di nulla, appunto diventano Ronin senza padrone, eccetera, riescono a portare a termine la loro vendetta. Ecco qua. Molto particolare. Sì, disegno abbastanza particolare. Anche abbastanza colorato, pensavo sì. Una cosa un pochettino più cupa, invece ci sta. Eccolo qui. Allora, quindi abbiamo i nostri 47 Ronin, andiamo avanti con il primo volume. Questa qui tra l'altro è la variant esclusiva per Star Shop di Undiscovered Country. Ci sono tre variant diverse, adesso non mi ricordo le altre come si chiamavano. Comunque questa qui è una delle più carine, perché adesso la facciamo vedere a tutto questo il effetto rilievo, particolare, eh? In rilievo. Euro 21, eccolo. E vediamo se riusciamo a farvi vedere. Si vede. Ma questo qui è, ce l'ha forse ordinato. Questo è di Ciccio. Esatto, è del nostro amico Ciccio, che salutiamo. Ciao Ciccio. Ed eccolo qui, vedete anche dietro, tutta sbrilluccicosa. E vabbè, leggiamo leggermente. Comincia un viaggio in una regione sconosciuta da tempo, chiamata Stati Uniti d'America, avvolta nel mistero. La cosiddetta Terra della Libertà ha scelto di isolarsi dal resto del mondo, che ora però è stato colpito da un virus terribile che causa migliaia di morti ogni giorno e ha alterato la vita sulla Terra per sempre. Vi ricorda qualcosa? Allora, forse dietro quel muro è stata trovata una cura. Un gruppo di scienziati, soldati e diplomatici cerca di penetrare la barriera che impedisce ogni contatto con gli Stati Uniti, impegnati a sopravvivere in questa strana e pericolosa terra inesplorata.
I membri della spedizione capiranno come una missione tanto importante possa cambiare per sempre le loro vite e quella dell'intera specie umana. Eccolo qua, Undiscovered Country. Aspetta, ma che... Ah, non l'abbiamo fatto vedere. Non l'hai sfogliato. Hai ragione. Giusto per vedere. Forse l'abbiamo fatto vedere l'albetto all'epoca, sì, che era uscito per il Campfire. È il classico disegno americano. Sembra carino. Carino, sì. Poi abbiamo Mercy di Mirka Andolfo. Questo è il volume 3. Eccolo. Vediamo se c'è anche qualche... Dovrebbe esserci, no, questo, la normal e la variant. Esatto. Esatto, esatto. Sono sotto. E poi in teoria arriverà anche la limite, cioè quella lì, la deluxe questa numerata. Questa qui sono uguali, queste pure. Quelle, okay, sono tutte variant. Quindi, depositiamo le variant qui davanti. Noi vi facciamo vedere entrambe le copertine. Strano che non è arrivata anche la... Sì, questa è la variant e questa è quella normale. Matteo, la versione quella da 100 euro, quella deluxe numerata. Boh, forse non è stata, cioè arriva dopo, non lo so. Può essere. Allora, eccolo qua. Quindi, vabbè, vi facciamo vedere la normale. Secondo me è più carina forse la normale come copertina. Comunque, vabbè, sono gusti. Vabbè. Allora, mettiamo giù le variant e vi facciamo vedere sfogliando la versione normale. Ecco qui, opera molto... che sta andando molto bene, della nostra amica Mirka Andolfo, che salutiamo. Ecco qua, qui ci sono già... Comunque molto bello il disegno, molto dinamico, con questa colorazione, cioè molto carica. E appunto il prezzo è di 12 euro per la normale e 14 euro per la variant. Esatto. E le mettiamo qui. Quella è la chicca, eh? Quella questa che qui è una chicca che stavo... È praticamente Storie del Ciclo Eterno, Dark Souls, praticamente il cofanetto... Di tutta la serie, di tutta la prima, il primo blocco, esatto. Eccolo qui, che penso sia uscito tutto in due, perché tipo Bloodborne uscivano separatamente. Allora, vediamo l'uno, vi facciamo vedere l'uno, dai. Il cofanetto, poi vi facciamo vedere come si presenta. Questo qui è il primo volume, Respiro di Andalus, da Cosmo Comics. Bello. Bello, bello, sì. C'è da dire che il disegno è forse anche più bello, anzi nettamente più bello di quello di Bloodborne, sì, secondo me. Bello, quindi bello. Per tutti i fans del videogioco, assolutamente da non perdere. Vi facciamo vedere anche come si presenta il cofanetto, che in realtà non è molto resistente, bisogna maneggiarlo un po' con cura. Io pensavo fosse almeno incelofanato, giusto per... No, così come nel sacchetto del pane. Ecco, esatto, qua, il cofanetto è morbido, cioè di carta, di cartone morbido, quindi bisogna stare un po' attenti, però molto bello. Qui vi fa vedere tutte le copertine, le quattro copertine dei quattro volumi. Prezzo? Prezzo, giusto. 51,60 euro, alla faccia, direi, molto bene. E adesso però terminiamo con la vera, eccolo, la vera, eccolo, ci siamo, quindi mi raccomando, preparate i telefoni, pesantissimo. C'è arrivata una copia, e dico solo una copia, di una cosa fichissima. Ripetiamolo, una copia. In tanti, cioè abbiamo almeno 3 o 4 persone che ce l'hanno prenotato, ma tanto tempo fa. Magari quindi, non lo vogliono neanche più. Esatto, eh. Quindi noi per sicurezza vi diciamo che se vi può interessare questo cofanetto... Scriveteci. Di Great Teacher Onizuka, ormai l'avrete visto dalle inquadrature. Quindi GTO completo, la Silver Deluxe Edition, che adesso vediamo se riusciamo a spacchettare, ce l'abbiamo fatta. È tanta roba, ragazzi, questo pack. Esatto, veramente tanta roba. Soprattutto potete fare vostra tutta la serie di GTO in un'unica soluzione. Eccolo qua, 13 volumi in questo cofanetto argentato, anche molto bello. Io ad esempio ce l'ho a casa, lo tengo esposto da questa parte perché mi piace molto vedere tutti i personaggi. Eccolo qua, quindi GTO Books, prezzo box, scusate, 13 volumi, il prezzo è di €85. Vabbè. Eccolo qua. Quindi ragazzi, se siete interessati, mi raccomando, chiocciola. Esatto. Allora, lo faccio vedere anche qui, dai. Eccolo qua. Giustamente. Molto bene. Quindi scriveteci o contattateci sui nostri socials per sapere se è ancora disponibile. Perché noi andremo in ordine di prenotazione. E andremo a scappare. Attenzione qua, in quadro, perché guardate come sì, si spacca
le ginocchia in diretta. Preferisco fare prima questo perché poi non riesco più a tirarlo su. Aspetta che ti do una mano. Ok. Questo è bello pesante, ragazzi. Sarà restock, sarà pieno di novità. Lo scopriremo assieme. Ovviamente sarà pacco mix, sicuro. Allora, così potrebbe essere un restock box. Boh, in realtà non è detto, cioè potrebbe essere un mix. No, a me sembra restock. Rebox. Rebox, sì, oggi sono dislessico. Allora, partiamo con un Sword Art Online Progressive cofanetto. Bruciati tutti e quindi ne abbiamo fatto arrivare qualcun altro. Poi, un altro cofanetto che avete visto nello scorso unboxing. Search and Destroy, eccolo qua. Da una storia anche qui di Osamu Tezuka e disegnata da Tsushi Kaneko. Quindi ragazzi, non si scherza per nulla. Aspetta che sono di qua i volumi e li mettiamo qua così. Poi, come di consueto, un po' di One Piece, numero 81, numero 10. Così a caso. Così a caso. Ma il 10 magari è una ristampa. Sì, probabilmente. Poi, numero 82. Gli altri invece ci sono stati ordinati dal nostro amico Ettore, che salutiamo. Summertime Rendering, numero 7. Questo restock. Qui è restock, sì. Lo mettiamo qua. Poi, Dampir... Per il nostro amico Marco. Per il nostro amico Marco, numero 81, anche questo non è stato facile da trovare. Restock comunque. Restock lo mettiamo sotto. Esatto. Poi abbiamo Dylan Dog, questo qui è novità invece della settimana. Vedi che è un mix, è un pacco mix. È un pacco mix, il terzo giorno. Questo è il terzo giorno, è resuscitato, sì. Non si dice. Però bisogna vedere se anche Dylan tende a resuscitare. Lo mettiamo qua, se ci sta, ci sta. E lo andiamo a sfogliare, 3,90€. Molto belle le copertine, appunto, di questi ultimi numeri di Dylan Dog. Sempre lo storica, l'introduzione qui. E poi eccolo qua, disegno sempre classico in bianco e nero. Insomma, molto apprezzato anche questo nuovo ciclo. Ha avuto un po' uno scivolone all'inizio, ma adesso dicono che si stia riprendendo alla grande. Quindi fateci sapere se lo state leggendo e se vi sta piacendo. Qui abbiamo Harlock, Capitan Harlock, Dimension Voyage da Goen, è un arretrato questo qui. Vabbè, lo metto davanti che hanno un'altra misura. Poi abbiamo un po' di americani. Ah, subito gli Americans così. Sì. Madonna, bene, cosa c'è intanto lì? Vi facciamo vedere il grande Ratolic. Eccolo qui. Ovviamente grandissimo Leo Ortolani, euro 9,90. La parodia Ratman di Diabolic, eccolo qua. Trappola d'amore, tra l'altro si chiama il volume, eccolo qua. Guardate che bello Ratman con la parrucca tipo Diabolic, molto figo. Risate assicurate. Allora, 9,90€ l'abbiamo detto. Tanta roba italiana, eh. Allora, e poi vi facciamo vedere un po' di americani. Ci appoggiamo qui e vediamo cosa salta fuori. Allora, queste sono variant. Le variant di Alex Ross. Allora, esatto. Questa qui è X-Factor, la variant. Eccola qua. Le facciamo vedere velocemente così come carrellata. Sono 5 euro. Poi ne abbiamo un'altra. Poi qui abbiamo un brossurato che si chiama Cable Grossi Calibri. La stessa cosa che diceva Cicciolina, praticamente, no? Comunque, no, Cable Grossi Calibri, novità della settimana, 13 euro brossurato. Ecco qui mi sono già fregato da solo, aspetta che vado un po' avanti con le cose. Appunto, un'avventura dedicata a Cable, l'eroe Marvel, quello che arriva dal futuro, mezzo cyborg, eccetera. Disegno molto particolare, quasi un po' infantile, boh, se vogliamo dire così. Ci ricorda un po' un libro di favole, però molto, molto carino comunque. Lo piazziamo qui. Aspetta che si vede, ok. Poi, cosa abbiamo ancora? Lanterna Verde numero 7, anche questa novità della settimana. 3 euro 3 pagine, ormai il classico formato che non solo Marvel ma anche DC sta un po' adottando con alcuni suoi volumetti. Vabbè, butta sopra, altrimenti occupiamo un sacco di spazio. E poi abbiamo un altro brossurato, I Signori di Empire, anche questo novità della settimana. 13 euro,
e guardiamolo assieme. Empire è questa nuova saga Marvel, appunto, che sta un po' coinvolgendo tutti i personaggi e tutti gli eroi della Casa delle Idee. Brossurato prezzo? Brossurato prezzo 13. Ok. E lo metto... Vai, sì, vai sopra perché tanto... Poi, allora, abbiamo momentaneamente finito con i volumi americani. E anche lo spazio abbiamo già finito, anche io già vorrei lo spazio, dirtelo. Quindi ma... sì, adesso guarda, facciamo una bella roba. Tutto sul Luxastra. Tutto sul Luxastra, sì, tanto è restock. E facciamo così. E adesso vediamo, dai. Diabolico lo mettiamo lì, se vai. Non cade. Sì, sì, lascio. Cade sicuro. Allora... Che abbiamo dei restocconi di grande livello, numero 1 dell'attacco dei giganti, poi il numero 2 delle clamp di XXOlic, eccolo qua, questo è proprio una roba potente come restock. Poi abbiamo un po' di quintessential quintuplex, numero 9 e numero 10. Quindi restock, poi numero 9 di Demon Slayer. Qui un po' di One Piece, 79, poi abbiamo l'85 e l'84, e qui mi sa che è ancora One Piece. No, c'è anche un altro 9 di Demon Slayer, ormai li metto così, e poi l'83 e l'80 di One Piece. Sempre White Edition, New Edition, per essere ci siamo precisi. Visti praticamente tutte le copertine in questi unboxing. Sì. Pian piano. Questo qui è novità invece della settimana. Sì. Numero 13 di Dr. Stone, il Dottor Pietra, come è conosciuto nell'ambiente. Allora, questo lo andiamo a vedere, lo accomodiamo qui e lo vediamo assieme. Eccolo qui. Dr. Stone, opera di Boichi, l'ultima opera di Boichi. Ricordiamo che c'era anche Origin, ma è finito. E molto più shonen rispetto alle solite opere di Boichi, ma sta avendo un ottimo sì, successo. In realtà sono i disegni, Matt. Eh? E sono solo i disegni di Boichi. Sì. Ah, okay. La storia non è sua. Sì, comunque, vabbè, il disegno direi che è in... cioè, abbastanza riconoscibile. Ah, beh, sì. Quindi, allora, come diceva Alex, storia di Richiro Inagaki e Art of Boichi. Ok. Sì, mi sembrava strano effettivamente che la sto... Perché io non lo sto leggendo, ho l'uno lì fermo da un po'. No, Boichi però... lo fa sti shonen qua. Difficile, cioè... esatto, come genere che lo faccia Boichi. Allora, altri restock. Abbiamo Hunter x Hunter, volume 35. Tac. Ristamponi, ecco. Ristampone, Bleach, volume 40. 40. Poi... Bleach volume 50. Comunque ristampano proprio così, numeri a caso. Secondo me estraggono a caso, ragazzi. C'hanno il tombolone. Sì, perché questi sono tutte ristampe. E dicono, sto mese ristampiamo il numero... Hunter x Hunter numero 21. Vedi, numero 21. Poi Attacco dei Giganti numero 13. Qui cosa abbiamo? Bleach ancora. Bleach numero 36. Yes. Cioè, capisci che hanno ristampato il 40, il 50 e il 36. Esatto. Boh. Poi qui abbiamo... C'è ancora One Piece qua. Una gammella di One Piece abbiamo. Sì, però blu. Ah, perché quella è il new. Ah, è vero, è il nuovo... Scusa, pensavo... Ma quanti fosse... soprattutto? Ce n'è un po'. E poi abbiamo anche un Seven Deadly Sins. Attenzione. Allora, questo qui è il One Piece 96. Quindi nuovo numero, novità della settimana. Lo mettiamo qua. Questo qui diciamo che è quello classico. Sì, esatto, quello che è più avanti rispetto all'altro. Normale. Esatto, eccolo qui. Sì, quello che appunto è impari, diciamo. Sì, impari con no. Giappone è un parolone impari perché in no, realtà no. Però diciamo che è quello più avanzato, esatto. Eccolo qui. Il prezzo è di €4,30. Poi, novità della settimana ancora, numero 38 di Seven Deadly Sins. Che anche questo aspettavano tutti. Che anche questo molto molto atteso, con questo abbraccio tra questi due personaggi. Numero 38, c'era appunto qualcuno che ce l'aveva già ordinato in anticipo tempo addietro. Sì. Anche Seven Deadly Sins dovrebbe essere quasi alla fine, così si dice, si vocifera nell'ambiente perlomeno. €4,30, lo mettiamo qua.
Sì, dovrebbero essercene poi degli altri. Poi, restock, no, scusate, non restock, sbagliato, novità della non settimana. Non restock, qui ci sono più novità. Abbiamo il numero 2. Eccolo. Di Weathering With You. Eccolo. Anche questo abbastanza atteso dopo l'uscita del numero 1 che aveva anche il fantastico gadget per la prima tiratura della borsa. Dall'opera di Makoto Shinkai, quindi lo stesso regista di Your Name, Come dopo la pioggia e un po' di altre robe, e piove anche. Piove qui. Sempre. Vabbè, questo dal titolo lo si poteva immaginare, eh? Weathering With You, giustamente, molto molto bello l'anime, ci dicono che anche l'hai detto, il manga sia all'altezza, non lo so, ma io lo ridico lo stesso, 6,50€. Andiamo avanti con altra novità della settimana, Tokimeki Tonight, Renzi la strega, 5,90€. Siamo quasi alla fine, dovrebbe essere forse il penultimo numero. Anche questo manga storico che andava di brutto nei primi anni 90. E siamo al numero 11 di Renzi. Vediamo se riesco a farcelo stare senza far cadere tutto, sì. Ancora una ristampa di Hunter x Hunter, numero 13, ragazzi. Così, a caso. Tante ristampe di Hunter, eh? Sì. Poi, Naruto. 51 di Naruto. Anche questo ristampa, esatto. Poi, Ito Regime Boyfriend. Che tipo, c'era Ito Regime My Hero, questo è sì. Un altro. Ito Regime Boyfriend, quindi penso che sia novità della settimana. Numero non c'è, quindi probabilmente volume è unico. Un volume unico, 6,50€. Eccolo qua. Vediamo un po' di cosa si tratta. Secondo me di Boys Love... C'è la linguetta, no? Non c'è la linguetta. Lì. Allora, andiamo a leggere. Puoi chiudere di nuovo con me o lasciare che ti faccia mio. Cosa scegli? Il mio migliore amico che ho rivisto dopo tanto tempo è diventato bellissimo. E dice continuamente cose che mi mettono in imbarazzo. Quindi, beh, direi che non ci sono... Esatto. Dubbi. Dubbi sull'origine dell'opera. Io la sfoglio così da gallo, perché tanto, sì, appunto, se non c'è la fascetta, infatti, si va tranquilli, ragazzi. Eccolo qui, una storia, una tenera storia d'amore. Esatto. Lo mettiamo storia... qui sopra. Però sembra uno più vecchio della... Vabbè. Verso la Terra, questo qui è un restoccone da J-Pop. Eccolo qua. Tutti questi restock, alcuni che sono molto particolari, vogliamo anticipare qualche cosa? Vai, vai, sì, direi allora, di sì. Vi facciamo questo spoiler, stiamo lavorando segretamente da mesi, no, beh, no. Da mesi è vero, purtroppo perché le condizioni non permettono di farlo prima, ma a una mostra di manga che si terrà qui in Alessandria, che potrete venire a visitare non appena i musei riapriranno, chiaramente. Il museo etnografico qui di Alessandria ospiterà una mostra sulle donne del manga, quindi le autrici donne, che sarà molto interessante e avrà dei contenuti molto interessanti, tra cui appunto noi appunto saremo in collaborazione con il museo e stiamo procurandogli un po' di volumi molto particolari. Ma per adesso non vi diciamo altro, attendiamo di avere notizie più precise, rimanete sintonizzati. Tokyo Alice numero 2, anche questo mi sa che è un restock. Sì, restock. Voilà. Poi attenzione, due volumi, il 3 ed il 4 di Old Boy. Eccoli. Anche questo restock di qualità, mettiamo sempre qui sopra. Come restock di qualità per il primo volume di Full Metal Alchemist. No, scusate, volume 2. Ho due? Sbagliato. Ah. Perché la copertina è simile. Sì, è vero, vero. Volume 2 di Full Metal Alchemist, 4,90€. Eccolo qui anche lui. Poi. Ancora, vedi che mi sembra. Il Dr. Stone. Ce ne fossero pochi. Scusate. Dr. Vai, Stone vai. Ancora. A bomba. Tutto Dr. Stone questo, sì. Sì, ci sarà anche... Seven Deadly Sins sicuro, perché... No, questo è tutto Dr. Stone. Che a noi ci piace. E poi c'è anche Seven Deadly Sins, effettivamente. Allora mi fermo qua. Alex. Vai. Fermati pure lì, che tanto ce n'è ancora. Ma immaginavo. Seven Deadly Sins, altra serie molto molto seguita. Tutto Seven, sì. Tutto Seven Deadly Sins. Ma... Va. Attenzione perché c'è Weathering With esatto, You. Esatto, Weathering With You. La gamella. Anche questo, una bella gamella. E
e lo piazziamo qui. E poi ah, altra novità, questa non l'avevo carpito, cioè è una novità questa, direi proprio di sì, ragazzi. Che cos'è? Paradise. Sì, è il numero 13 di GTO Paradise Lost. Eccolo qui, è il seguito appunto ufficiale di Great Teacher Onizuka, in cui Onizuka, come vedete anche da questa copertina, lo piazziamo qui sopra, dai, è finito in carcere e praticamente sta raccontando ai suoi compagni di cella, o compagni comunque, tutto ciò, cioè la storia che, per cui è finito in galera fondamentalmente. Quindi sono tutti flashback, ma molto molto carino, come sempre fa molto ridere. Il prezzo è di €6,90 e lo andiamo a sfogliare assieme. Questa qui direi che, ah no, beh, sono sempre flashback, però sì, sì, vista la copertina, però ci sono molte scene ambientate in galera. Cioè, vedete il preside, c'è sempre, mitico, i personaggi sono quelli di sempre, molti li rivediamo in questa serie, altri invece sono inediti. Eccolo qua. E terminiamo lo scatolo con due manga. Uno è un'altra copia di Hitorejime The Boyfriends, yes, lo mettiamo qua. Madonna. E l'altro è Penguin Ramble 1 di 4, Madonna, novità della novità. Settimana. Attenzione. Ma guardate che figata la copertina. Sì, questo, ragazzi, deve questo essere, è potente. Deve essere potente. Andiamo a vederlo assieme e soprattutto anche andiamo a leggere di cosa si tratta, perché Penguin Ramble potrebbe essere qualunque roba, penso sia ambientato in uno zoo, non lo so, vediamo. Allora, benvenuti al Noah's Park. Erika si trasferisce a Stoccolma nella speranza di essere assunta nella futuristica riserva di animali Noah's Park. È ciò che ha sempre sognato di fare da quando era bambina, diventa realtà. Lavorare con gli animali del parco però non è semplice, soprattutto quando scopre di possedere la rara capacità di capirli e parlare con loro. Joachim Waller, è tra i più talentuosi rappresentanti del manga svedese. E in Penguin Rumble ci offre una commedia surreale con pinguini parlanti, poteri mistici e avventure emozionanti. E tutto disegnato e raccontato con uno stile morbido ed aggraziato che più manga non si può. Ragazzi, manga svedese, cioè non ci facciamo mancare niente. Matteo, lo leggerai e ci farà la recensione. Madonna, 6,90 solo perché è un manga svedese, ovviamente manga senpai, solo perché è un manga svedese, io lo voglio assolutamente leggere, perché manga svedesi non mi sono mai capitati. Ma che bello. Vabbè, lo stile è molto manga, effettivamente. Vabbè, sì. Ci sta. Non saprei dire se c'è l'accento svedese. Anche questa è una citazione, ragazzi. Mi raccomando, l'accento svedese, come si diceva. E €6,90. Per? Penguin Rumble. Madonna. Bene, andiamo avanti. Aspetta che prendo sempre quello più in basso. Perché... Vai, che qua ti inquadro. Qua c'è il crack. Qui sì, perché... Qua c'è il crack. Piegare le ginocchia per un perfetto sollevamento. E c'è sto filo che... Si tocchi. Mi devo toccare qua perché... Ok, andiamo avanti. Non siamo manco a metà dell'unboxing, ragazzi. Tutto a posto, eh? Sarà lungo e possente. Allora. Apri, manteniamo il mistero. Manteniamo il mistero e arriviamo tra poco. Oh, addentriamoci in questo... In questo secondo, no, in realtà siamo già al quarto. Sì. Già. Pacco. Già. Qui c'è una roba stranissima. Ci sono anche dei poster. Cioè... Ah, mi sa che questo qui è il pack. È il pack, ragazzi. Allora. Questo è il pack. Dovete sapere che da questa settimana inizia in tutte le fumetterie aderenti il Free Comics Books Day. Allora, vediamo un po'. Ah, eccolo qua, infatti, come... In realtà è solo un giorno. Esatto. In teoria. Dal 3 dicembre. Ah no, dal 3. In questo punto vendita Free Comic Book Day Italia. Allora, un giorno lungo un mese di grandi fumetti a gratis. Ecco, quindi anche da noi trovate questi volumi qua che vi facciamo vedere qui in questo esauriente poster, perché poi sono tutti impacchettati, cioè... Sì.
Non so se aprirli o meno. No, non conviene. Conviene, aspetta, mi avvicino un attimo. Esatto. Facciamo una zoomata di quello che si può trovare. Esatto. Ovviamente, essendo un evento studiato, lo diciamo perché in tanti ci hanno già telefonato. Esatto. È studiato per portare gente in fumetteria. Noi privilegeremo quelli che vengono in negozio o i nostri clienti abituali, che siano virtuali o reali, che comunque vengono in negozio, per avere questi volumi. Eh sì, ragazzi, ahimè. C'è perché tanta gente che ci ha telefonato, mi potete tenere tre di questo, tre dell'altro, gente ma mai non vista. Mai vista, cioè ragazzi, queste qua chiaramente sono gratis, noi li paghiamo, tra l'altro. Esatto. Perché anche qui non pensiate che ci regalano i fumetti, anche quelli gratis noi li paghiamo. Quindi se siete nostri clienti, ben volentieri, fateci sapere se volete qualcuno di queste opere e noi ve le teniamo. Ma anche se non lo siete, che però comunque fate un ordine, che cosa? Esatto, magari cioè, ci fate un ordine e noi ve li teniamo più che volentieri. Sì, ecco. Non fateci fare una spedizione solo di volumi gratis, perché sennò tanto vale. Ok, quindi questi li abbiamo visti, possiamo direi accantonare momentaneamente questo pacco. Esatto, possiamo vedere. Faccio vedere, ma c'è, sì, c'è un po', questi qui sono, vabbè, queste sono robe pubblicitarie. Flash. Sono tutti spillati, chiaramente. Sì, vabbè, ovvio. E poi forse ci sono delle borsine, no? Cosa sono queste fare? Sì, delle borse particolari dove mettere dentro i fumetti. Ok. Comunque le serie, ragazzi, ve le abbiamo fatte le vedere. Serie le avete viste, fateci sapere se volete qualche cosa, appunto. E noi questo. Opla! Opla! Che bello. Lo mettiamo sotto. C'era il pacco aggiuntivo, per quello che Allora, vedi come siamo andati rapidi. Era anche molto pesante. Perché quello invece è leggero. No, questo è molto più leggero, ragazzi. Molto più leggero. Allora andiamo avanti con l'unboxing. Vai. Dopo la parentesi del Free Comics, andiamo avanti con ancora Free Comics. No, non è vero. Sì, sì. Sì, 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 direi di sì. Quindi, come vedete, ce n'è. Coppie ce ne sono, anche perché, vedi, non avrebbe senso far vedere perché gira. Sì. Cioè, vedi. Sì, poi per carità. Bisognerebbe sballare tutto. Magari, ragazzi, nel prossimo video ci facciamo trovare già pronti l'uno con per uno per di queste e ve li facciamo vedere. Esatto. Direi di fare così. Infatti mi sembrava strano che ci fossero tutti questi scatoloni. Effettivamente. Hopla! Hopla! Anche questo. Voilà. Hai visto che velocità? Visto, boh. Abbiamo solo tre scatole. Ci sarà ancora una scatola di Free Comics? No. Lo vediamo. Noi apriamo e vi facciamo anche vedere. Perché se c'è una scatola per ogni serie. Boh, abbiamo belle che è finito il video. Vediamo, vediamo. No, no. No, perché mi ricordo che c'è ancora del. Ci sono ancora un po' di novità. Ma qui un po' non di è roba. Free Comics. Qui sono infatti manga alla vecchia maniera. Vai, vai. Eccoci qua. Allora, un po' di buttati restock. Proprio dentro, tipo. Sì. Abbiamo un po' di restock di Dragon Ball Super, il numero 4 per il nostro amico Sebastian, numero 11. Ci dovrebbe che essere gli regala tutto il nipotino. Numero 9. Numero 8, ci dovrebbe essere tutta la serie, mi dice Alex. In teoria sì. Andiamo sotto. Andiamo. Non mi faccia, scusi, per favore. Faccio le finte. Andiamo qua. Poi, vabbè, qui per adesso non ne vedo più. Andiamo avanti però a spulciare. Qui abbiamo dei tipici volumi dei Cavalieri dello Zodiaco. Eccolo qua, il numero 10. New Edition, nuova stampa, 8 euro. Lo ricordiamo che sono aumentati un pochettino. Poi qui c'è un altro Dragon Ball, il numero 10, Dragon Ball Super. Super, super. Poi novità della settimana, abbiamo Lamu che mangia il gelato, il numero 15. Eccolo qua. Copertina che è più classica non si può, sia nel fronte che nel retro, con la nostra bella Lamu. Siamo quasi agli sgoccioli, eh. Siamo agli sgoccioli, i volumi sono 17. Quindi ne mancano ancora due. Ecco qua. Andiamo a sfogliare le vicende di Lamu, sempre molto comico, molto carino come manga, e sta avendo un discreto successo. 9,95€ il prezzo. Che poi questa è novità. Tu le stai mettendo lì, esatto. Ma sono novità. Vieni qua, vieni. Mettiamole lì. Ce n'è ancora una gamella. Sì, sì, adesso ma ci stanno, ci stanno. Se riesco a estrarli da di qua, che sono tutti incastrati, li posizioniamo.
Eh sì, perché tanti hanno colto l'occasione per recuperarsi tutta la serie di Lamù. Esatto, e avete fatto bene, oserei dire. Anche Ranma, però sì. dovete esservi recuperati. Allora, poi qui abbiamo ancora Cavalieri... No, non pensavo Cavalieri del Zodiaco, invece c'è sorpresa. Tac. Tac, tac, eccolo qui, il volume 2. Di Kingdom Hearts. Kingdom Hearts, 358/2. Anche questo, molto novità. Particolare come volume, mettiamolo lì. Novità, andiamo a sfogliarlo. Numero 2 che potete inserire all'interno del box se l'avete acquistato. Se avete acquistato il numero 1 Limited Edition Variant col box. Esatto. Eccolo qui, prezzo. Non c'è il prezzo qua. Sarà davanti, sai. Sarà davanti, sì, 7,90€, eccolo qua. E potete andare a inzicarci, come diceva Alex, anche il secondo volume. Qui abbiamo One Piece. Ah, la seconda novel di Ace. La novella. Qua, la novella di Ace, 15€ per la novella di Ace, la buona novella. E vabbè, io vi faccio vedere la copertina, che è molto carina, cioè molto lucida. Mentre dietro invece è opaca, hanno fatto questo... questa cosa qua. Immagini niente, vero? E immagini, no, c'è poca roba perché si tratta di una novel. Poi abbiamo novità della settimana, City Hall, sempre da Manga Senpai, ecco qui. Volume 5, 7,90€, manga francese, eccolo qua. E di ambientazione steampunk, anche questo molto molto carino. Sta piacendo alla sua schiera di appassionati. Okay. Venga qua su, tanto andiamo, si legge, Ronin. 47 Ronin. Sui 47 sì. Ronin. Lasciamo visibili i titoli. Poi un po' di restock di Akame ga Kill, numero 9 e numero 4. Tutti e due con Nesdet in copertina, manco a farlo apposta. Manco a farlo apposta, vate il caso delle volte. Poi abbiamo Dragon Ball Super numero 5, Normal Edition, perché ricordiamo che del 5 c'è anche la variant. Poi un'altra chicca, Mezonikoku numero 1 di Neverland. Ragazzi, questo qui, Lire 3005. Anche questo è un recuperone per il museo. L'Attacco dei Giganti volume 1, restock. Poi Akame ga Kill volume 1. L'Attacco dei Giganti numero 20. Qui c'è un po' di restock adesso. Sì, ci sarà un mischio. Poi Akame ga Kill 10. Ragazzi, leggete e recuperate Akame. Recuperate Akame, non fatevi abbindolare dalle copertine che sembra una roba zozza. Ma qua, perché zozza, non lo comunque è. Classico shonen, eccetera. Un po' ecci, grazie, ma no, cioè è un'altra roba. Cioè forse si avvicina più a Berserk che a quello che, a cui stavate pensando. Quindi attenzione. Qui c'è roba che sta cadendo intanto. Allora abbiamo One Piece 86, ultimo volume già uscito, però l'abbiamo visto, della New Edition. Poi 12 di Dragon Ball Super. Eccolo, sì. Abbiamo un Quintessential Quintuplets numero 4. Sì. Abbiamo un Death Shield numero 3. Nuovo. Novità? Sì. Niente ha più senso. Casa Obake. Scritto dall'amico mangaka che... Luca. Spoileriamo, che... dai. Cosa? Ah sì, che mangaka sarà nostro ospite, attenzione, prossimamente, dovrebbe essere il 15 di dicembre in radio, nella nostra trasmissione Akiba Style, l'unica trasmissione radiofonica su manga, anime e cultura giapponese, avremo ospite mangaka Luca Molinaro. E l'altro... Questa settimana potete recuperarvi il podcast perché abbiamo avuto invece la bravissima e bellissima Ambra Pazzani, cosplayer, modella e streamer, ormai fa tutto la Ambra, che salutiamo. Quindi, eccoci qui, Death Shield numero 3, andiamo a sfogliarlo. Vabbè, disegno molto pulito, comunque carino, c'è da dire, eccolo qua. Bisogna ammettere che ci sta dentro di brutto, Luca. Mettiamolo qui sulla signora Fletcher. Vai. Poi, Dragon Ball Super, numero 2. Eccolo. Quin. Quintessential Quintuplets, numero 6. Stanno già chiamando, Matte. Stanno già chiamando. Il box, stanno reclamando il box di GTO, secondo me. Poi, Quintessential Quintuplets, numero 5. Eccolo.
Quintessential Quintuplets numero 7. Sì. E poi abbiamo crollato tutto. Girl. The Girl from the Other Side numero 9, che è l'ultimo uscito. Poi La Via del Grembiule completo. 1 2 3? 1 no, 1 3 3. È un tipo formazione di calcio, 1 okay. 3 3. Anche questi li abbiamo già visti. Non ci stanno qua. Poi, attenzione, Gate 7, numero 4 delle Cramp, che questo ristoccone paura. E questo qua, Il Poema del Vento e degli Alberi. È qua. Anche questo qua, restock. Eccolo qua. Sempre per il museo, questo, sì. Per la cosa che vi dicevamo prima. Poi, abbiamo Coyote 1, questa qui deve essere la novità della settimana da Flashbook. Eccolo qua, 6,90€. Vediamo di che cosa si parla. Eccolo qua. Non mi importa se siamo entrambi uomini o se apparteniamo a specie diverse, e direi che abbiamo già capito. Coyote è un giovane che vive la sua esistenza nascondendo a tutti di essere un licantropo, quindi lupo mannaro. Ogni volta che incontra Marlene, pianista di un piano bar, viene corteggiato da quest'ultimo, ma cerca di evitare di stringere rapporti troppo forti con lui per proteggere il suo segreto. Giustamente, se è lupo mannaro. Sì. Ma un giorno, senza alcun preavviso, viene colto dal suo primo calore. Ah, e Marlene lo scopre mentre cerca invano di mantenere la sua forma umana. Cosa succederà? Vediamo se... No, beh, penso che non ci sia non c'è la fascetta. Ok, dai, guardiamolo assieme il disegno, anche perché è molto particolare. Pagina colori all'inizio. E vabbè, si vedeva qualcosina, ma comunque. Eccolo qua, da Flashbook, Coyote. Dove dammi Coyote. Si prenda Coyote. Poi... Allora, qui intanto abbiamo ancora un po' di Dragon Ball. Ancora? Ancora. Ma sono solo 12 volumi, sembrano... 1 e 7. 500. Ma li abbiamo messi qua e là. Poi Dragon Ball Super ancora numero 6. E lo mettiamo qui, quindi numero 6 di Dragon Ball Super. Poi abbiamo Detective Conan 96. Per il nostro amico Giannone. Giannone! Poi... Anche questo un recupero non indifferente, Villain Saga numero 1. Madonna. E poi abbiamo Pet numero 3, che io lo sfoglierei perché l'abbiamo sempre visto soltanto nel cofanetto. Guardate che bella la copertina, tra l'altro che sembra tipo di tela quasi. E vabbè, disegno chiaramente un po' crudo, è un'opera per adulti. Però molto molto particolare, è un po' a metà tra Gantz e Inuyashiki. Allora, 9,90€, eccolo qui. Anche sì, questo è un restock. Ricordiamo che Pet è acquistabile sia in volumi singoli che in box. Esatto, questo è anche il numero 2 abbiamo. Sì. Boh. Crolla tutto. Allora, recuperiamo i manga piccolini prima, perché poi ci sono dei bei bombardoni. Allora, sempre restock, Naruto numero 11. Poi Lady Oscar numero 4. E un bel Dragon Ball numero 3, perché... Vabbè, ci stava. E poi ci liberiamo dello scatolone, sperando di trovare spazio per questi tre volumozzi. E più nello specifico si tratta di... Il cuore di Thomas, salutiamo Thomas. Vabbè. Comunque, anche questo restock lo mettiamo qua. Questo è possente. Questo è possente. Poi abbiamo Il mito oscuro Ankoku Shinua di Showcase, 19,90€. Questo nuovo. Qui è nuovo. Sì, questo è nuovo. Allora guardiamolo assieme. Beh, disegno carino, Dalla copertina pensavo altro. Archeologia e sovrannaturale in questo volume di avventura, metà tra Indiana Jones e Cthulhu. Eccolo qua, 19,90€ da Dynit. Molto, molto carino. Lo inzico qua, che Tokimeki, visto che è da solo, magari riusciamo a metterci i volumi più grandi sopra. Lo metto qua, Tokimeki Tonight. Per ora. E poi abbiamo Hot Rod 1, eccolo qua, 24,90€, sempre appunto da Dynit, che sta facendo queste edizioni abbastanza particolari di Tuku Tsumuji.
Eccolo. È un bel volumone anche questo. Un bel volumone anche questo. Per la modica cifra di? 24,90€. Questo parla di automobili, perché vedete la strada blu all'alba, i fanalini rossi e le figure di spalle sottili che si allontanano. Vorrei rivederli ancora una volta. Sì. Ok. E abbiamo terminato ancora uno scatolone. Ce n'è ancora due. Alla fine non direi, ma a buon punto. Ecco, diciamo così. Com'è? Questo è pesante. Quasi come quelli del Free Comic Book. Quindi potrebbe essere un altro pacco free. Un altro free? Ma vediamo. Ormai non mi stupisco più. Io pensavo ce ne fosse uno solo, invece... Invece... A bomba. Beh, essendo free, giustamente, si aspettano. E infatti è free, ragazzi. È free. Un altro pacco di Free Comic Book Day, eccolo. Penso che sia l'ultimo, perché... Vediamo cosa si troverà nell'ultimo pack. Allora aspetta, questi li tolgo. Ce n'è ancora uno. Vediamo, più o meno dal peso si può capire. Ormai siamo diventati dei palpatori di pacchi. È più leggero questo. Quindi Fiumez. Quindi potrebbero essere... Cioè Fiumez nel senso... Altre novità. Novità. Ma vediamo. Questo è anche già comodamente... È già anche comodamente semi-aperto. Si saranno letti qualche fumetto i corrieri, visto che sono arrivati anche oggi, purtroppo ritardo. E invece... È ancora Free Comic Book Day. Ragazzi, ce n'è una... Boh. Vabbè, quindi ne abbiamo, dai, diciamo che... Ce ne abbiamo di questi fumetti. Sì, sono tutti anche questi Madonna. Qua, quindi... Li lasceremo poi sul tavolo, perché qui conviene fare delle pile e metterli da parte. Boh, prematuramente, quindi... Madonna, abbiamo fatto una roba velocissima oggi. Visto com'è finito subito il video. Voilà. Allora, ragazzi, smarmelliamo un po' di roba. Quindi prendiamo Tokimeki, che era sopra. Voilà. Penguin Rumble, ragazzi. Il fumetto svedese. Allora, aspetta, facciamo così. Così li vediamo tutti. Ti direi quasi che ci siamo quasi. Tu metti anche Coyote. Anche Coyote. Boh. Voilà, dai, allora, si vede più o meno tutto. Anche quest'oggi siamo giunti al termine di questo succoso unboxing. Abbiamo ben 4 scatoloni. Erano di Free Comics Books Days, che l'ho pronunciato un po' così. Ma ve li faremo vedere non ce lo stesso. Ma non temete, perché vi faremo un piccolo showcase dei volumi durante la settimana. Anche perché la prossima settimana... Potreste vedere il video molto in ritardo o no, vederlo sì, perché praticamente cosa succede? Che il nostro fornitore chiude lunedì e martedì, quindi sposteranno tutte le spedizioni. Cioè sappiamo già che se va bene arrivano venerdì, se no la settimana ancora dopo. Esatto, perché quindi, tra la chiusura del fornitore, tra i ritardi dei corrieri, esatto, ragazzi. Quindi o vedete un mega unboxone di tutte e due le spedizioni la settimana ancora dopo. Tanto saremo qui, il negozio poi inizierà le aperture anche la domenica pomeriggio e magari vi facciamo vedere un unboxing pomeridiano. Intanto continuano a suonare i telefoni, noi direi che vi salutiamo, grazie per essere stati con noi, un saluto da Matteo e da Alex, noi andiamo a rispondere al telefono e ci vediamo al prossimo video unboxing. Ciao ciao. Akiba stop. Akiba stop. Fermata obbligatoria per tutti gli appassionati di fumetti, collezionismo, giochi di società e cultura giapponese. Akiba Stop, Piazza Giacomo Matteotti 28, Alessandria. Seguiteci su Facebook, YouTube e www.akibastop.it. www.akibastop.it.